Il salmo che guida questa quarta domenica di Avvento, quest'anno 2023, cade il giorno della vigilia, il 24 dicembre. Ecco, il salmo che ci fa da guida è il salmo 88, un salmo in cui viene ribadita l'alleanza di Dio con Davide, il re Davide, con la sua discendenza, la promessa di una discendenza regale. Ecco perché viene messo proprio a ridosso del Natale. Gesù sarà chiamato figlio di Davide e di discendenza davidica attraverso il padre putativo Giuseppe. È un salmo molto lungo, ne abbiamo solo 3 strofe, che è come un panino, cioè l'inizio e la fine del salmo sono tra la lode e la benedizione a Dio. Ciò che c'è in mezzo, invece, è una grande delusione per la disfatta della dinastia in Israele, per il senso di precarietà e di sconfitta che Israele vive. E qui il popolo ricorda a Dio la sua alleanza con la discendenza di Davide. Per introdurci a questo salmo vi racconto una storia reale di un giovane seminarista, il quale è arrivato all'ordinazione il giorno prima della celebrazione in cui sarebbe diventato presbitero, non riusciva a dormire. E allora, aprendo gli scaffali della sua libreria, tirò fuori i vecchi diari in cui aveva appuntato in tutti gli anni di formazione impressioni, ricordi, esercizi spirituali. Aprì a caso, mi disse, e trovò una lunga preghiera che lui stesso aveva scritto di suo pugno 6 anni prima. E in questa preghiera, mi diceva, aveva fatto 5 richieste a Dio molto precise. Mi raccontò che si stupì nel leggere la preghiera e si stupì in particolare di questo. Lui aveva dimenticato di aver fatto a Dio quelle richieste, le quali, tra l'altro, in modi imprevedibili si erano tutte realizzate. Mi raccontò che gli vennero le lacrime. Io ho dimenticato ciò che con tutto il cuore ho chiesto a Dio anni fa, ma Dio lo ha realizzato per vie impreviste e non calcolabili, profonde, e io non ho neanche ringraziato. Mi disse che la percepì come una grande grazia, un grande regalo per la sua ordinazione, poter ringraziare Dio per tutto il cammino che aveva fatto e per la sua fedeltà. Questo è il senso di questo salmo. Anche nelle ore più buie, Dio è fedele. Noi non dobbiamo dimenticare noi stessi e ciò che abbiamo dentro e la nostra più profonda speranza. Chiudo con le parole di un rabbino che era nello stesso tempo rettore di fisica all'Università di Gerusalemme, quindi uno scienziato, il quale disse così: la parola in eterno, canterò in eterno l'amore del Signore, canterò per sempre, la parola in eterno in ebraico, veolam, significa in eterno, significa anche ovunque, ma significa anche di nascosto. La misericordia di Dio è spesso nascosta nelle pieghe delle nostre storie. Noi siamo chiamati ad incontrarla. Buon Natale a tutti. Il Signore.
le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, poiché hai detto la mia grazia rimane per sempre. La tua fedeltà è fondata nei cieli. Il Signore è fedele per sempre. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. Il